Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Lama, in via Primule, praticamente a alcune centinaia di metri dall'entrata, dall'ingresso per Lama. Beh, quello che vedrete, anzi state vedendo, è davvero incredibile. È frutto evidentemente della incapacità amministrativa, dell'assoluta incapacità amministrativa e gestionale. Mi rivolgo all'amministrazione comunale, mi rivolgo all'AMAT. Ma vi sembra possibile che qui ci sia una fermata dell'autobus, dico una fermata dell'autobus, in prossimità di curva e ancora, poco male per così dire, ma addirittura in una zona in cui praticamente non esiste il marciapiede, si è sul ciglio della strada, anzi si è proprio sul manto stradale, le macchine sfrecciano perché questa è una strada a doppio senso di marcia e io che devo prendere il pullman, cosa devo fare? Devo sperare di non essere travolto dalle auto, cosa devo fare? Devo saltare qui questo limite, il muro, per non essere investito dalle macchine. Lo state vedendo, qui sta passando una macchina, vedete qui, e io rischio di essere travolto. Non ne parliamo poi quando piove, d'inverno e quant'altro. Beh, ripeto, in prossimità di curva. Se poi ci spostiamo più avanti, all'altra fermata, vedete che la situazione è sempre la stessa. Ecco, alla fermata di cui vi sto parlando ci sono proprio delle persone ferme che stanno lì davanti. Beh, in quel caso sarebbe bastato pochissimo, sarebbe bastato spostare quella fermata di pochi metri e farla coincidere con una rientranza che c'è. Almeno si eviterebbe di essere travolti. Insomma, una fermata dell'autobus in prossimità di curva e praticamente in mezzo alla strada. Signori dell'AMAT, detto alla tarantina maniera, ma ci avete studichite? Ah, dimenticavo, nel frattempo in questa zona passano tranquillamente i camion in barba al divieto sancito dall'amministrazione comunale che vieta il transito. Guardate come transitano e fanno i comodacci loro, capito?